andando, dove mi guidano i girasoli. Seguiamoli, seguiamoli e guardate dove mi hanno portata. Bene, da grazie. Maria Russo Pinto, nostra cara amica. Allora, girasoli per te. Vedo che anche tu sei tutto in tema. Tutto in tema, yellow, tutta colorata. Giallo e girasole di Pasqua. E girasole di Pasqua, questa la tua sorpresa. Fantastico. È Pasqua nell'uovo. Senti, ma perché poi giallo? Per te la Pasqua è gialla? Per me la Pasqua è gialla. La Pasqua è gialla. E lei fa l'uovo di Pasqua, l'uovo, è tutto, okay, giallo. Tutto giallo. Eccolo qua, pure questo anche, è giallo. Anche tutto giallo. Senti, ma ora li dobbiamo posare? Sì, aspetta. Sì. Ok, aspetta, aiuto! Vai. Tu fai così. Vai, dopo ci mettiamo dell'acqua, mettiamoli così, dopo li sistemo. Poi ci mettiamo qui, magari per l'addobbo finale. Li mettiamo qui, lì, su, dove vogliamo. Qui, va bene, qui, dai. Li useremo magari dopo per l'addobbo finale della tua, del tuo girasole di Pasqua, che è in realtà una pizza rustica, insomma, no? Sì, noi... una pizza rustica lavorata in maniera un po' particolare, che poi imparerai. Stavolta figurati, ti metto, immagino, stavolta immagino. È coreografia con le bene, mani. Bene, figuratevi. E, ti voglio fare prima un'altra domanda. Dentro ci sono salumi? No. No, quindi vegetale. Pensate che cosa geniale. Questo venerdì può andare... esatto. Santo. Per il venerdì santo non si dovrebbe mangiare carne, è una di quelle pizze che poi sono facili anche da trasportare se andate a fare un picnic, perché ed no? Ed è anche facile da spezzare, vedrai. Vedrò. Vedrai. Non vedo l'ora. Vediamo allora a proposito di vedere quali sono gli ingredienti. Allora, noi dovremmo fare prima una pasta esterna definita pasta matta. Pasta matta? Sì, così si chiama. È un impasto senza uova, col vino. Con il vino, quindi pasta. Proprio pasta matta, ok. Te la puoi preparare? Scelata. Io non l'avevo mai sentita questa pasta matta, adesso... Ah, l'ho imparata nei miei soliti viaggi. Senti, ma non è una brisè, non è una sfoglia, non è una frolla, no. È la pasta matta. Pasta va matta bene. Perché contiene solamente dell'olio, la brisè avrebbe il burro. Certo. E quindi... E il vino bianco, e poi la cos'è quella cosa bianca? Questa è acqua. Acqua, okay. Acqua, vino bianco, olio e farina. Farina! Che farina usiamo? Senti... Mi è piaciuta questa qui, ah, l'ho vista, mi è piaciuta, farina italiana. La Grana Nostrum! Allora, l'ho nostre... vista nelle tue trasmissioni. Ecco, questo scorsa. Stavo dicendo, i nostri ospiti, insomma, poi si scambiano attraverso le nostre trasmissioni di Farina e Cucina le informazioni. Io non lo so se tu ti ricorderai, perché l'abbiamo detto forse la scorsa settimana, la farina Grana Nostrum di Caputo fa parte proprio di un progetto di filiera, per cui loro del Mulino Caputo seguono fin dalla semina del chicchino, poi tutta la raccolta e fino... poi a produrre. Io l'ho già provata e per fare la prova di questo famoso girasole e ha funzionato. Comunque, bene. Una anche un'altra delle farine, la manitoba piuttosto che va benissimo, qualsiasi farina, so, perché prima insomma, una farina 00 va benissimo. Certamente, va bene. Allora, 200 grammi di farina. Pesiamo. Farina, sì. Impara touch. Ok, tutto touch. Aspetta. Tara, ecco, vai. Qua. Vado. 200? Sì, 200 di farina. Un altro pochino. Poi ci mettiamo 60 ml di acqua. Fredda? Sì. Ok. Va al rubinetto, già te l'ho pesata per evitare. Aspetta, sposto questi perché queste cose non le abbiamo nominate, ma penso che ci serviranno vai, dopo, allora, se non sbaglio, sì. Vero? Per sì. Il ripieno. Così Stefano sì. Può inquadrare meglio la poi, il nostro composto. Poi vai ad ubriacarti, 2 cucchiai di vino bianco. Faccio io? Sì, sì. Ecco, se si potesse aprire qui, ecco qua, fatto. 2 cucchiai, quindi di vino poco. Bianco. Sì, sì, vai. Puoi abbondare, facciamo ubriacare. Ecco qua, ci ho messo un altro pochino. E 4 cucchiai di olio, puoi mettere olio sempre di semi, questo? Di oliva, quello vai. Che... Fai tu o faccio io? Con... Vai, vai, fai tu allora. 4 cucchiai di olio, vabbè, noi usiamo sempre l'extravergine di oliva, dai. Io per... sì. Per restare anche poi nel discorso della filiera, dei prodotti italiani di grande qualità.
A me quello io mi ho abbondato un po', mi piace molto il fatto più che grassa, rosso e verde. Ne ho messo uno un po' di più di olio. Ne posso distrarre un attimo? No, perché le nostre amiche, i nostri amici da casa poi se ne accorgono e mi dicono: ma avete scritto 3 cucchiai e ho messo sono un 4. Po' d'olio in più perché questo cucchiaio non si riempiva bene, essendo olio di sal di oliva molto. Diciamo, la ricetta prevede, io la sbircio là, mi prevede quanti? 4. Se, insomma, sgarrate un po'. Io ho abbondato un po' perché l'olio di oliva rimane un po' più denso nel cucchiaio, quindi un po' di e sale e poi metto così di sale. Basta. Questo basta. È tutto. Fantastico. E ora andiamo, mescoliamo. Vai. Andiamo. Questo tocca a te. Sì. Già me le sono lavate le mani, Sì, questo tocca a te. Questo è un impasto semplicissimo che te lo si puoi può fare usare, il giorno insomma, prima. Guarda, Stefano, vieni qui. Vieni. Aspetta, facciamo così. È più facile diventa da vedere. Diventa subito. Sì, si agglomera immediatamente. Metto quel poco di olio in più che si stacca subito. Vabbè, però dai, dà anche un po' di sapore in più probabilmente. Brava. Domandina, ma quando poi questa pasta si fa, si può usare subito o deve riposare? No, la lasci riposare un po' in frigo ed è facilissima perché si stende, io questa vedi, la sposto in una maniera fantastica. Poi dopo me lo ridai per piacere. Sì. Che ora prendiamo e il nostro pagnottino è preparato. Devo fare un attimo e fai un poco pure tu. Ok, quindi non è morbidissimo, deve essere abbastanza consistente. Morbido. È come la plastichina. Però fallo fare i bambini. Facciamolo fare i bambini. Vai, giocata. Sarà un grande successo perché lei è una delle nostre telespettatrici più folli e più dinamiche. Adesso buttiamo questo qua. Lo copriamo con la pellicola. Con la pellicola lo mettiamo in frigo. Noi, e io mi vado a lavare il panetto pronto, ce lo abbiamo, ma nel frattempo, a proposito di girasoli di Pasqua, guardate cosa abbiamo da dirvi. Ciao Serena, cosa abbiniamo a questo fantastico girasole? Fammici pensare. Secondo me non sbagliamo se abbiniamo uno chardonnay piemontese. Chardonnay piemontese che ha qualche differenza rispetto al suo cugino francese, molto conosciuto per la sua sapidità e mineralità, che ci aiuta in effetti a contrastare il sapore dolce della ricotta. È conosciuto anche come vino di Carlo Magno. Devi sapere che la sua quinta moglie, Liutgarda, si adirava un pochino perché Carlo Magno era un grande bevitore ma di vino rosso, per cui col suo barbone ogni tanto combinava dei veri pasticci. Allora lei gli disse: devi investire in qualche vitigno bianco, e Carlo Magno iniziò a investire nella piantagione di Chardonnay. Arrivederci alla prossima e intanto io brindo a questa fantastica ricetta. Mannaggia, avrei potuto chiedere a Lady Barolo anche un consiglio sul vino da utilizzare per questo impasto. Vi avevo detto che avremmo preso il panetto dal frigorifero, invece no, lo prendiamo dopo perché adesso c'è un'altra fase che l'interno. È quella, ecco, della preparazione di ricotta, spinaci e formaggi. Quindi della imbottitura. Esatto. Vedete ancora una volta la ricetta in sovrimpressione. Da dove partiamo? Dalle uova? Dalle uova. Ok, vai. Andiamo? Impasto. Quante? Tre? Tre. Vai. Una. Sì, mi vuoi aiutare a prenderle? Due. E tre. E vai qua. Ops. Vabbè. Uno scatafascio. Il bello della diretta. Sì, perfetto. Dopodiché le cominciamo a sbatacchiare. E con che cosa le dovremo con mangiare? Con un po' di sale. Vai col sale. Il sale ovviamente, Serena, è soggettivo. Sì. Sbatti bene. Vai. Sei molto brava, eh? No, perché non voglio fare guai. Nel frattempo voglio dirvi che gli spinaci così, saranno lessati e triturati. Io li ho fatti un po' con un mixer, ma poco perché sennò viene una poltiglia tutta. Vai. Mettiamo tutto. Ok. Dentro, sì. Questo. Senti, anche con un po' di sale gli spinaci? Io li ho fatti senza, perché senza. Mi piace di più condire con... Benissimo. Aspetta, prendiamo una forchetta. Pure. Ecco qua. E poi la ricotta. Me la vuoi stemperare un poco? Va? Sì. Tu fai così e poi me la butti là dentro. Io intanto mescolo questo. Certo che Pasqua il consumo di ricotta è stratosferico. Vado. Sì, poi vai, dopo vai. Lo facciamo qua con magari perfetto. Con questa, puoi fare con questa. Ecco qua.
Se hai un mixer di quelli che non trita proprio tanto, lo fai direttamente dentro. Poi, anche i formaggi? Sì, vai. Vado? Vai. Ecco qui. Mescolo così ora. E poi mi pare... 3 cucchiai di parmigiano, 3 o 4. Allora, 3 pieni. Vai. Sì. 1, 2 e 3. E voilà. Poi anche qui si tratta di gusto personale, se uno vuole il pecorino viene più saporito, insomma. Finito. Dobbiamo adesso sì che dobbiamo prendere la nostra pasta matta dal frigorifero. Ma intanto devi sapere, io prima ho detto, ho spiegato della grano nostrum che fa parte di una filiera, ma tutte le farine Caputo hanno come denominatore comune il fatto di essere farine naturali. Sai che significa? Ora ce lo spiega Mauro Caputo. Ciao Serena, spesso sentiamo dire che noi siamo quello che mangiamo, quindi credo sia importantissimo sapere da dove viene quello che mangiamo. Il Mulino Caputo produce da sempre farine al 100% naturali, ma che vuol dire naturale? Naturale vuol dire che usiamo solo e solamente grano, selezioniamo e utilizziamo i migliori grani del mercato territoriale ed europeo, in modo tale da garantire performance, equilibrio, sapore ed aromi all'interno dei nostri impasti. Le farine 100% naturali sono fatte di solo grano, non vengono aggiunti enzimi o coadiuvanti, quindi si possono riscoprire dal campo al sacco quelli che sono i sapori naturali e ovviamente tutto ciò che serve per la riuscita di una buona ricetta, digeribile e saporita. Stiamo mettendo un po' le cose di lato perché c'è bisogno di molto spazio. Noi ci siamo portati avanti con il lavoro. Maria ha fatto del suo panetto 2 palline e le sta cominciando a stendere. Una l'abbiamo già stesa perché ci vuole un po' di tempo, vero Maria? Qual è la problematica? Sì, cioè... perché si ritira un po', quindi okay. L'ideale... Per questo pasta matta. L'ideale è tenerla praticamente più tempo fuori dal frigo. Okay. Quindi, allora, una volta che l'avrete fatta, la mettete in frigo magari una mezz'ora, per esempio, sì. Ma poi tiratela fuori. Deve solamente... Sì. Aspetta, questo è pericoloso perché se cade non sappiamo come fare. Lo spostiamo. Perché altrimenti se è troppo fredda, insomma, suderete anche 14 sì. 7, capisce? Infatti per sono bella riscaldata, Vuoi ti piace farina? Questa cosa, sì. Stefano? Vai, te lo faccio Vuoi un'altra volta. Oppure... No, basta. Ok. Ti piace questa? Senti, perché due cerchi? Adesso poi ce lo spiego. Perché ne metterai uno sotto, dove appoggi poi il condimento di ricotta e spinaci, e l'altro sopra che lo deve chiudere per poi fare il famigerato taglio girasole. Del girasole. L'abbiamo spiegata. Ma questa la dobbiamo già mettere sulla carta. Ora la prendiamo. Andiamo? Facciamo tutto? Aspetta. Facciamo così. Ce la tiriamo. L'abbiamo fatto. Ok. Poi la mettiamo così. Quindi questo dosaggio è per un ruoto abbastanza grande. Questo è un 28. Questo sarà almeno 28. Sì. 28-29 perché... Vedrai ora, te lo farò vedere, quando mettiamo l'imbottitura dentro si rimpicciolirà. Certo. Allora vai, buttiamo. No, questa volta fai tutto tu perché la rondella è molto meglio. Allora, noi dobbiamo fare un cerchio esterno di impasto. Facciamo una bella ripresa perché così... Ok, quindi proprio una corona. Una coroncina. Nel frattempo lei al centro. Allora, di ho fatto cuna. 2 coroncine di spinaci e il pallottolino al centro. Ora questo lo buttiamo. Sì. Prendiamo il nostro cerchietto. Il secondo, okay. Lo ristendo un secondo solo e lo mettiamo sopra, lo adagiamo sopra. Vieni Serena. Ora per la fretta della trasmissione, nonna, ma in genere io mi concentro, faccio più i cerchi perfettissimi e
Allora. A me sembravano già perfetti, non lo so voi. Ma senti, è finito che io sono rompita con la perfezione. A me sembrava. Me lo autodico. Okay. Poi, ora ti piacerà questa chicca. Ti faccio vedere la chicca. Per ora quel famoso cerchio. Ah, ecco qua. Allora, ciotolina. Ciotolina così. Stefano, vuoi venire qua su a vedere? Va bene. La vedi? Sì, 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 eh? Sì, si riesce a vedere, perfetto. Dopodiché? Ora dobbiamo tagliare i petali. Quindi più o meno due dita? Sì. Intanto, Serena, perché abbiamo i tempi ridotti, ti prendi un bell'uovo che sta... Sì. E lo sbatti perché in una ciotolina. Me l'ero dimenticato di dirtelo, per farla più lucida. Qui... Noi stiamo tagliando tutti i petali. Andiamo, lo giriamo. Sei pronta? Questo per ultimo. Questo per ultimo. Prendi. Allora. Noi prendiamo il singolo pezzo e lo cappottiamo sul lato opposto. Quindi lo sollevate e lo giri. Girate. Sollevi e giri. Allora, questo qui lo devi unire. Poi bellino. Ci fai qualche uno o due buchetti proprio per non farlo gonfiare che sì, si scoppia, sì. Che scoppia. Spennellamento. Semini, quali usiamo? Allora, io metto il chia. Questi che sono invece? I semi di girasole. Qualcuno di questo ci vuole, mi piace. Allora, metti qualche seme di girasole intanto sulla qui. Corolla centrale. Poi metterete anche così? Sì. Carino, questa è la cosa che più mi diverte, vedi? Forno? Statico? Cioè, ventilato? Io metto ventilato. Ventilato? 200. Ventilato per 200, un'oretta. Quindi è già caldo? Sì. Ok, più o meno quanto un'oretta. Tempo? Un'oretta. Poi tu lo vedi, perché vedrai che lo spinacio si è cotto, la ricotta. Amici e amiche da casa ormai l'avete perché imparato, forni, ognuno ha il forno suo. Noi lo mettiamo in forno, cotto ce l'abbiamo già. Ma prima, siccome ormai ci siamo, è Pasqua, e sapete che succede il Giovedì Santo? No? E ce lo spiega Salvatore Zanni. Ciao Serena e ciao a tutti amici di Farina e Cucina. Allora, è venuta Pasqua, la settimana santa, Giovedì Santo, che si cucina il Giovedì Santo a Napoli? A zuppe cozze che è buonissima e squisita. Ma diciamo, perché si cucina proprio il Giovedì Santo a zuppe cozze? E poi, chi l'ha inventata? Allora, la zuppe cozze l'ha inventato un personaggio importantissimo a Napoli, il re Ferdinando di Borbone. A lui piaceva andare a caccia, a pesca, e proprio quel giorno, un Giovedì Santo, lui riuscì a pescare un sacco di pesci e molti frutti di mare. Allora cosa pensò? Di mangiarseli la sera, anzi di organizzare un festino. Ma il suo padre di spirituale, padre Gregorio Maria Rocco, gli disse: no, caro mio, tu sarai pure re, però devi rispettare le regole, devi fare il digiuno come lo fanno tutti quanti. Allora disse lui: digiuno, e come si fa? No, ma devi mangiare le cose essenziali. Allora cosa pensò di fare? Disse ai cuochi di prendere le cozze, di aggiungere un po' di sale, un po' di peperoncino, un po' di salsa e del pane raffermo. Così, senza saperlo, avevo fondato la zuppa e cozze. E da quel giorno a Napoli, il Giovedì Santo, si fa sempre la zuppa e cozze. Che dire, le parole sono scrigni, nascondono segreti, sta a noi trovare la chiave giusta. Ciao, un bacio a tutti! Da un pacco di farina Grano Nostrum Caputo al meraviglioso girasole di Pasqua fatto dalla nostra Maria Russo. Grazie. Pinto, è veramente spettacolare, avete visto? È allegro, insomma è invitante, lo potrete utilizzare per il picnic, per il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, per Sabato Santo. Anche perché è comodo, perché tu lo rompi wow. Così.
e ti prendi la tua porzioncina. Stefano, ne vuoi uno? No, lo voglio io. Io lo provo tra un attimo, ma prima, visto che a te piace tanto avere le mani in pasta, grazie. Io ti regalo questo libro, il libro della pizza. Grazie. Realizzato in collaborazione con i più grandi pizzaioli che hanno usato molte delle farine Caputo, come abbiamo fatto noi. Allora, adesso tocca assaggiare. Aspetta, me lo prendo pure io. Dai, sì, così facciamo una specie di cin cin. Voi, se lo volete provare, lo dovete solo rifare. Alla prossima!